Proseguiamo sul versante francese dalla letteratura, o sempre nella letteratura, ci muoviamo però nell'ambito dell'editoria con Vincent Renaud, che è editor di Gallimard, della narrativa italiana, quindi torniamo in uno che i libri li fa per mestiere, il traduttore, non è soltanto editor, è traduttore, ha tradotto italiani importanti. Ha tradotto Savinio, ha tradotto Baricco ed è fra i Ferroni, ovviamente. Ed è fra i curatori dell'edizione francese del romanzo di Ferrara che è uscito nel 2006. L'edizione in quarto, mi dice. E quindi ben volentieri. Io non so perché avevo l'impressione di aver letto sapevo, i pasticci di internet. Gli do ben volentieri la parola, mi scuso. E non so quale sia. Sì, questo funziona. Ok, buonasera. Sarebbe bello poter dire che l'opera di Giorgio Bassani è sempre stata non solo recepita bene in Francia, ma anche curata al meglio dal suo editore e les éditions Gallimard. Poter dire che insomma, i dirigenti dell'epoca hanno sempre creduto in quel lavoro, che hanno sempre fatto di tutto per promuoverlo al meglio. E dire che non ci sono stati grossi problemi, fraintendimenti e litigi. Invece non è così, ovviamente. E la storia di Bassani in Gallimard è una storia di problemi, fraintendimenti e litigi, così come lo è sempre da quando esiste l'editoria. In fondo il caso di Bassani non è particolare e i rapporti fra autori e editori sono sempre stati difficili. Dicendo così non voglio dire che ci sia una colpa da una parte o da un'altra, dall'altra. In realtà, come cercherò di spiegare, ci sono vari periodi e alla fine è anche una storia che si conclude bene, quindi poi cercheremo anche di capire perché è andata così. In fondo dico subito che l'opera di Bassani è sempre stata pubblicata da Gallimard, è sempre esistita, i libri si trovavano e quindi in fondo non è mai stato così terribile. Allora, comincia tutto nel 62 quando Gallimard pubblica un primo libro di Bassani e sono Les Lunettes d'Or e Autres histoires ferrarese, quindi ci sono Gli occhiali d'oro e Le cinque storie ferraresi nello stesso volume. Però in realtà la storia comincia ben prima. Innanzitutto, per un po' installare il contesto, nel 62 nella collana Du Monde Entier, che è la collana di narrativa straniera di Gallimard, in quell'anno lì escono La vraie vie de Sébastien Knight e Pnine de Nabokov, La ville de Faulkner, Goodbye Columbus del giovanissimo Philip Roth, Breakfast at Tiffany's e anche i libri di Octavio Paz, Borges, Steinbeck, Joyce, insomma, a pensarci così sembra incredibile, eppure è così. Nella nostra storia ci sono molti personaggi famosi e meno. In Gallimard, l'editor Dionis Mascolo, che si occupa di narrativa italiana e che è stato il primo marito di Marguerite Duras, Unie Carvelis, che lei si è occupata per 20 anni di tutta la narrativa straniera in Gallimard, è un personaggio molto romanzesco, si dice sia stata l'amante di Cortázar, un agente del KGB, insomma un personaggio abbastanza particolare.
Catherine von Bülow, che è l'assistente e fa tutto il lavoro sporco, come vedremo, e alla fine Yannick Guillou, che sostituisce la Carvelis, si occupa della nativa straniera. E lui è stato l'editor di Kundera, di Marguerite Yourcenar, e ancora oggi gestisce la successione Yourcenar, quindi personaggi importanti. Ovviamente c'è Claude Gallimard, che prima è stato il direttore editoriale della casa editrice e alla morte del padre Gaston ne diventa il titolare. Ci sono gli agenti, il temibile Eric Linder, che è stato a lungo il grande agente in Italia. L'agenzia Ali è stata l'agenzia milanese più importante in Italia. Oggi ci sono molti agenti ovunque, ma all'epoca era l'unica, e quella di tutti i grandi scrittori italiani. Michel Hoffman e Marie Kling a Parigi, ovviamente gli editori di Bassani in Italia, a cominciare da Giulio Einaudi, e i traduttori i lettori, che sono figure un po' più defilate, Michel Arnaud, Gérard Genot e Dominique Fernandez, ma che comunque hanno un ruolo molto importante. Come dicevo, tutto comincia con un primo problema, nel senso che Gallimard pubblicherà Gli occhiali d'oro, ma Linder, su istruzione dello stesso Bassani, voleva venderlo a Seuil. Quindi grandi discussioni, interviene Calvino per lo Seuil, Einaudi preferisce Gallimard, la cosa si risolve con un scambio di lettere, si risolve grazie all'agence Hoffman, che è lo sottagente di Linder in Francia, e quindi finalmente Bassani è con Gallimard e rimarrà sempre con Gallimard. Ma siamo, il libro è uscito, comincia tutto nel 58-59, il libro esce solo nel 62, quindi anni di discussioni a non finire. E il modello dei rapporti, purtroppo, fra Gallimard e Giorgio Bassani è quello, non cambierà più. Fraintendimenti quasi sistematici. Un altro problema è che esiste una traduzione delle storie ferraresi, probabilmente quella che doveva uscire per Seuil. In un primo momento Gallimard chiede a Dominique Fernandez, che è uno scrittore, di rileggere e di revisare questa traduzione, però si sa che i racconti sono stati riscritti più volte da Bassani, e quindi lui pretende giustamente che siano ritradotti sin dall'inizio. Alla fine altre discussioni, perché ovviamente ritradurre comporta un costo. La traduzione è affidata a Michel Arnaud, che sarà il grande traduttore storico di Bassani. E quando esce il libro, lo stesso Claude Gallimard ringrazia Bassani per la sua ostinazione, la chiama così, perché dice che la traduzione è molto bella, che ha avuto ragione a insistere. Però ha dovuto insistere, e si capisce già per questo primo libro che il modello è quello, e che Bassani deve insistere, chiedere, far intervenire la gente per sapere della quarta di copertina, dei vari progetti della casa editrice per promuovere il suo lavoro, e quindi c'è, insomma, questa partenza un po' così, e il libro ha buone recensioni, le vendite sono discrete per l'epoca, siamo intorno a 3.500 copie, e vedremo che sarà più o meno sempre così, a parte il caso del Giardino dei Finzi Contini, che è un caso a parte, ovviamente. Il libro esce nel 64, il film... più alto. Ma meglio? Ok. E nel 70 esce il film di De Sica, ed è una produzione italo-tedesca, ma con un'attrice francese molto famosa, Dominique Sandin.
ci sono nuovi problemi, un racconto viene pubblicato dal Figaro Littéraire all'insaputa di Bassani e la traduzione non era quella giusta, sempre il problema delle traduzioni delle storie ferraresi. E Gallimard non c'entra niente, ma è una difficoltà, il traduttore, il secondo traduttore non lo sa neanche, e quindi è un'iniziativa sfortunata che insomma complica ancora i rapporti. Il Giardino dei Fitti Contini è uscito in Italia nel 63, ha vinto il primo Viareggio, è pronto a uscire in tutti i paesi, compresi quelli anglosassoni, e in Francia, dalla Francia non ha notizie, quindi chiede, si informa, fa intervenire la gente, si preoccupa, insomma, e c'è uno scambio di lettere, chiede di leggere la traduzione, gli viene comunicata una data, slitta tutto un pochino e dentro la casa editrice si discute, insomma una data viene fissata, altre riletture da parte di Bassani e insomma alla fine soddisfatto, dà il via libera, la traduzione può uscire, ma sono passati ancora tempi e un po' come in Spagna sono tempi lunghi, ma i motivi sono meno chiari. Chiede informazioni sul lancio e sulla promozione del libro, viene invitato, c'è un discreto lavoro di promozione e tante recensioni, Figaro Littéraire, Express, Candide, di nuovo Figaro Littéraire e anche pubblicità sui giornali, riviste. Dal marzo del 1964 al 65 escono molte cose sulla stampa e quindi è il segno anche di un successo che dura, infatti anche prima del film, che in qualche modo farà da acceleratore, il Giardino dei Fitti Contini è un vero successo e quando esce vende oltre 20.000 copie, che all'epoca non era poco. Nel frattempo è uscito in Italia Dietro la Porta, ci sono schede di lettura, il libro è molto apprezzato e quindi i diritti vengono comprati da Gallimard, anche se nel frattempo altri libri di Bassani, testi più brevi, le poesie, le parole preparate, sono stati rifiutati per valutazioni varie e innanzitutto su un presunto potenziale commerciale insufficiente. E quindi passano un po' di anni fra i due romanzi, Il Giardino dei Fitti Contini e Dietro la Porta. Arnaud, che ha tradotto Gli occhiali d'oro, Le storie ferraresi e Il giardino, non può, è impegnato con altre traduzioni, quindi questo romanzo viene affidato a un nuovo traduttore, Gérard Genot. Il libro non ripete il successo del Giardino dei Fitti Contini e le vendite tornano a essere quelle di prima. Catherine von Bülow, che è l'assistente del Dipartimento di Narrativa Straniera, spedisce a Bassani tutte le recensioni e c'è una lettera di Claude Gallimard in cui dice di essere dispiaciuto perché secondo lui il libro meritava più successo, ma insomma è andata così, non è finita, eccetera. Quindi ha parole rassicuranti e fra i due uomini il tono sarà sempre quello, c'è cordialità, c'è un vero rispetto e nonostante questo sembra ancora che ci sia qualcosa che non funziona. Quindi viene ribadito l'interesse della casa editrice per il lavoro di Bassani, l'impegno insomma. Quando esce quindi Dietro la Porta è uscito nel 67
e nel 70 esce il film di De Sica, e si sa che in Francia il cinema d'autore, in particolare quello italiano, sono molto apprezzati, e diventerà sin da subito un film molto importante. Riuscirà ogni tot nel cinema francese, l'ultima volta nel 2007, e quindi farà sempre da traino per il libro, che è stato il primo a uscire nei tascabili in Francia, ed è un libro che vende sempre bene, insomma, è il libro più famoso di Bassani, e il suo grande successo, e questo successo non si è mai smentito. L'Airone esce in Francia nel 71, di nuovo sono diversi anni dopo l'uscita italiana, che è nel 68, e in una lettera a Michel Arnaud del 5 agosto 69, la von Bülow scrive: abbiamo avuto molti problemi, in particolare con Linder l'agente. I problemi sono quello che viene fuori dalla corrispondenza, e che i problemi sono gli stessi: trattative ad oltranza, discussioni su anticipi, promozione, e insomma il meccanismo è sempre uguale. Da una parte c'è un editore che sembra un po' latitante, non convintissimo, anche se le parole sono rassicuranti, e dall'altra parte c'è una certa pressione, giustamente, perché i libri di Bassani vengano curati come giusto che sia. Dionis Mascolo, in una nota a Claude Gallimard, parla di esigenze pubblicitarie e fra virgolette, quindi si capisce che c'è un certo fastidio, perlomeno. Linder risponde chiedendo per conto di Bassani e ponendo una domanda semplice. Lo scrittore è un po' turbato perché non riesce a capire, a parte le altre cose, le discussioni infinite, le trattative, non riesce a capire chi sia il suo interlocutore in Gallimard, chi sia l'editor. Quindi chiede, la domanda che fa è proprio quella. E Mascolo, infastidito, vuole rispondere che non c'è una persona specifica, che il modello publisher-editor è un modello anglosassone, che la Francia non funziona così, e men che meno Gallimard, e che in realtà lui ha un publisher in Francia che è Gallimard, ma che la funzione di editor è svolta da varie figure, e che insomma le cose sono fatte così, è diverso, ma... e comunque sia non vuole dare un nome e parla, e in questa nota a Claudia Lima, non vuole consegnare il colpevole, che diventerebbe la sua vittima, quindi si vede che sono parole forti, un po' inquietanti, quindi che fanno vedere il tipo di rapporto un po' teso che c'è. Michel Arnaud riprenderà a tradurre Bassani, ed è lui che tradurrà l'Airone, e fa un ottimo lavoro, Bassani è soddisfatto. Di nuovo ci sono discussioni sulla quarta di copertina, Bassani non accetta cambiamenti, l'ha scritta lui ed è irremovibile. Mascolo chiede un po' di libertà, e quindi fra i due è un vero dialogue de sourds, non riescono proprio ad andare d'accordo, e Linder fa presente che è un caso unico, perché in Italia, per esempio, Bassani non ha mai avuto il minimo problema sia con lo stesso Giulio Einaudi che con Bollati, Sereni o Davico Bonino, tutto tranquillo, quindi se c'è rigidità non è dalla sua parte. Il silenzio reciproco che segue è ancora più lungo. Il prossimo e unico romanzo a uscire di Bassani è L'odore del fieno. È uscito in Italia nel 73, uscirà in Francia nel 79, quindi 6 anni dopo. Eppure Bassani ha chiesto esplicitamente una pubblicazione rapida, ma di nuovo
molte discussioni, molte trattative sull'anticipo, sulle condizioni di pubblicazione del libro e lettere indignate di Bassani, e la cosa viene risolta da Mary Kling, che è il nuovo sottagente di Linda in Francia. E quando esce il libro si parla di chiedere una prefazione a Jean d'Ormesson, che è già un grande scrittore francese e che vende tanto. Si parla di farlo andare ad Apostrophe, che è la trasmissione televisiva sui libri e la letteratura che ha tanto successo. Apostrophe era veramente un'istituzione in Francia dal 75 al 90. Sono passati tantissimi scrittori, spesso importanti, e ci sono momenti storici che ogni francese che guardava la televisione all'epoca conosce, con Nabokov, Bukowski, Duras, insomma. Però non se ne fa niente, D'Ormesson non scrive e non viene invitato ad Apostrophe, quindi la cosa si risolve così, in modo un po' deludente. Nel novembre del 79 Claude Gallimard, che deve andare a Roma per lavoro, cerca di contattare Bassani, gli scrive, manda un telegramma, cerca di telefonarli e non riesce a contattarlo, quindi l'incontro non c'è, ed è l'immagine di questo rapporto di strano rapporto di amore e odio di fra Gallimard e Bassani, e c'è una specie di je t'aime moi non plus fra i due, che in realtà non c'è molto da ironizzare, perché si può immaginare la delusione del grande scrittore ferrarese, che ha sempre, sembra, dalle sue lettere, ha avuto l'impressione di essere trattato non bene da Gallimard. Quindi a quel punto ci dobbiamo chiederci perché, e non si tratta di individuare un colpevole. Per gli scrittori le casecce sono sempre ambienti difficili, un po' scostanti, e d'altra parte le casecce, soprattutto quelle grandi, hanno sempre la tendenza a considerare le esigenze degli scrittori come eccessive, che sono personalità difficili, insomma sono le cose erano così, sono ancora così, e in fondo la cosa che più colpisce leggendo quelle lettere, questi scambi, e che in fondo si dice adesso che con gli agenti è tutto più difficile, che ci sono troppi soldi in giro, che i rapporti sono cambiati. In realtà era così 50 anni fa e non è cambiato niente, non è nemmeno peggiorato, e che il modello è quello, e che e molto probabilmente ha a che vedere con le origini dell'editoria così come la conosciamo adesso. E quindi il fatto che storicamente i grandi scrittori russi, inglesi e francesi hanno sempre scritto per giornali, riviste, sotto forma di feuilleton pagati a cottimo, e che spesso gli editori nell'Ottocento erano pirati, gente che trattava male gli scrittori. In realtà il modello che c'è sotto è quello. Non è stato meglio, ma non è stato nemmeno peggio per Bassani, che poi ha anche avuto la fortuna di pubblicare sempre con lo stesso editore, quindi la sua opera ha una sua coerenza, unicità in Francia, è identificata con Gallimard, mentre non è così per Primo Levi, che è uscito per varie case editrici, e a parte se questo è un uomo, è un autore poco conosciuto. Lo stesso Pasolini è uscito per tante case editrici, quindi non c'è un'unità di pubblicazione. Non a caso gli scrittori che vengono proprio individuati come simbolo degli anni d'oro della letteratura italiana, Elsa Morante, Moravia e Calvino,
loro hanno sempre avuto un editore e che credeva in loro, per Calvino della Soie, per Lamorante Gallimard e per Moravia Flammarion. Quindi in qualche modo ci sono motivi. E poi meno fortunati ancora, perché fino a metà anni 80 si pubblicava narrativa italiana un po' senza troppe regole, quindi ci sono dimenticanze tragiche, opere che sono uscite male, poco, autori passati inosservati, da Goffredo Parisi a Tondelli. Ci sono tanti scrittori italiani importanti che non hanno avuto quello che gli spettava. Però come spiegazione, è un'ipotesi, vorrei arrischiare un'altra cosa, e secondo me c'è il fatto che Giorgio Bassani era uno scrittore poco ideologico in un periodo e un paese, la Francia, che lo era tanto, e quindi ma Dionis Mascolò era comunista, e invece Bassani non era collocabile in uno schieramento, e così come lo era Pasolini, in qualche modo anche Calvino, quindi non lo si poteva prendere e mettere da una parte, e quindi gli intellettuali francesi in qualche modo se lo sono perso, non hanno saputo individuare il suo genio, e in qualche modo l'hanno un po' ignorato. E quindi i tempi sono stati più lunghi, e il film ha aiutato, Il giardino dei fizi continui è comunque stato un libro importante, ma dopo il periodo in cui sono usciti i libri e in vita di Bassani, dopo c'è un po' di silenzio, i libri si trovavano intascabili fino al 2006, quando è uscito il volume quarto della collana quarto, che si intitola Le Roman de Ferrat, in cui c'è tutta la sua opera narrativa, e quindi sono state nuove traduzioni, ritraduzioni, correzioni, e quel volume ha avuto un ottimo successo ed è, dopo Il giardino dei fizi continui, il libro di Bassani che è venduto di più e tuttora vende un buon numero di copie ogni anno, 10 anni dopo, e quindi è in qualche modo, dopo averlo forse un po' bistrattato anni fa, Gallimard ha recuperato e adesso che senza in qualche modo il filtro ideologico si misura meglio l'importanza e il valore dell'opera di Bassani, funziona tutto meglio ed è indiscutibilmente diventato un classico, un autore importante per Gallimard. Ecco, per Gallimard c'è il catalogo è un oggetto, perché esiste, come si può comprare, si può sfogliare, ma è anche un concetto che quasi patrimoniale, direi, che coinvolge tutta la casa editrice. Lavoriamo per il catalogo e gli autori del catalogo, quelli che hanno più libri nel catalogo, sono quelli più importanti. Oggi, senza ombra di dubbio, Bassani è uno di questi, finalmente. Grazie.